Carissimi fratelli, sono proprio contento di potermi rivolgere a voi in questa occasione della Pasqua. E viviamo una Pasqua molto particolare. Ci sono tutta una serie di categorie di persone invitate ad uscire per prendersi cura dei deboli, dei vulnerabili, dei senza famiglia. Altre categorie istituzionali o di una catena alimentare per poterci garantire la sopravvivenza del corpo. E poi ci sono tante categorie di persone invitate a rimanere dentro casa. Ecco voi, una categoria particolare, magari persone che hanno superato i 18 anni da un po', o persone che hanno varie vulnerabilità nel corpo, siete invitati a custodirvi di più dentro casa. Ecco, mi piace immaginarmi come se fosse questa custodia del seme prima dell'esplosione della primavera, perché sia poi pronto a riesplodere in tutta la potenza di vita. Ecco, augurandovi una santa Pasqua, prego anche per ciascuno di voi affinché le energie del risorto vi riempiono di forza, di consolazione per poter resistere in questo periodo, e soprattutto vi invito a custodirci tutti, anche con la vostra preghiera e con il vostro sostegno, affinché torniamo tutti presto ad abbracciarci e a celebrare la vita. Buona Pasqua nel risorto Gesù.